È un mondo effimero il nostro. Quanto male, quanta violenza. Ho cercato un'alternativa migliore e ho trovato il libro. E tu? Cerchi qualcosa di meglio? Una verità, come affermò Gesù, che rende liberi? E allora cercala qui. Cerca la verità di Dio. Anni fa il pittore Steinberg, non credente, stava lavorando a una scena della crocifissione per l'altare della chiesa di San Girolamo a Düsseldorf. Un giorno incontrò Pepita, una piccola zingara di una tale bellezza che volle condurla nel suo studio per ritrarla. Quando Pepita entrò nello studio, fu attratta dal dipinto che ritraeva la scena della crocifissione. Non aveva mai sentito parlare di Gesù e, a sua richiesta, il pittore le narrò la più bella storia del mondo, la storia della croce. Pepita pianse di commozione. Il suo ritratto fu terminato e doveva partire. Guardò ancora il dipinto di Gesù, poi si rivolse a Steinberg. «Arrivederci», disse. «Grazie per la storia di Gesù che è morto per gli uomini. Sicuramente tu lo ami molto dopo quello che ha fatto per te». Quelle parole penetrarono nel cuore e nella mente di Steinberg come una spada acuminata. I giorni passarono, ma egli non poteva dimenticare. «Sicuramente tu lo ami molto dopo quello che ha fatto per te». Finalmente si mise a studiare la Bibbia e accettò Cristo come suo Salvatore. Mosso da sentimenti di riconoscenza nei confronti del suo Salvatore, dipinse il famoso capolavoro del volto di Gesù crocifisso. Gli occhi del Signore sotto la corona di spine esprimevano un tale amore che pareva impossibile non esserne attratti. Steinberg regalò questo dipinto alla galleria di Düsseldorf e sotto il quadro scrisse, come se fossero parole di Gesù, «Ecco che cosa ho fatto per te. E tu? Che cosa stai facendo per me?» Gesù ci ha concesso il dono della vita alla creazione, poi ci ha redento dal peccato sostituendosi a noi sulla croce. Ecco che cosa ha fatto Gesù per te. E tu? Che cosa stai facendo per Lui? Che cosa puoi fare per dimostrare la tua gratitudine nei confronti del tuo Signore? Come puoi divenire collaboratore di Gesù? In che modo puoi essere in società con Dio? Ecco il nostro argomento odierno della serie La verità di Dio. Il titolo è il seguente: In società con Dio. E questo è il sottotitolo: La verità sull'economato cristiano. Iniziamo riportando la ventesima delle 28 dottrine basate sulla Bibbia. L'argomento è la gestione cristiana della vita. Ecco il testo. Noi siamo gli amministratori di Dio che ci ha affidato tempo e opportunità, capacità e beni, ricchezze dalla natura e sue risorse. Noi siamo responsabili nei suoi confronti del loro giusto uso. Riconosciamo la sovranità di Dio mediante un leale servizio offerto a Lui e ai nostri simili, restituendo la decima e dando le offerte per la proclamazione del Vangelo e per il sostentamento e lo sviluppo della sua Chiesa. L'amministrazione è un privilegio offertoci da Dio per coltivare l'amore e riportare la vittoria sull'egoismo e l'avarizia. L'amministratore cristiano si rallegra delle benedizioni che gli altri ricevono come risultato della sua fedeltà. Ed ecco le varie parti. Prima parte, siamo amministratori di Dio. Seconda, esercitiamo la generosità. Terza, i vantaggi della fedeltà. Appartiene a Dio. Noi siamo i suoi amministratori. Salmo 24:1. Al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. L'amministratore è colui che gestisce qualcosa che appartiene a un altro e si comporta in modo da fare gli interessi del legittimo proprietario. Perciò, in qualità di amministratori di Dio, che cosa richiede Dio da noi? Prima Corinzi 4:2. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Dio ci ritiene responsabili del giusto uso dei seguenti elementi: il tempo,
le opportunità, le capacità, i beni materiali. Il tempo. Robert Musil dichiarò: non importa se non abbiamo tempo per tutto. Avere tempo significa appunto non avere tempo per tutto. Vuol dire che occorre dare la precedenza alle cose più importanti. Ora, la cosa più importante è ricercare la comunione costante con Cristo tramite la meditazione della Bibbia e la preghiera. In secondo luogo, occorre utilizzare saggiamente il tempo relativo al sabato, cessare qualsiasi attività temporale, recarsi in chiesa e godere sia della presenza del Signore sia di quella dei confratelli. Inoltre, è utile pianificare del tempo per la testimonianza cristiana. Ciascuno, secondo i doni che il Signore gli ha elargito, ha il privilegio di testimoniare della propria fede agli altri, preferibilmente cominciando dalle persone che gli sono più vicine, quali amici e parenti. Le opportunità. Anni fa, un bel film dal titolo L'attimo fuggente ha riportato alla ribalta l'antico aforisma latino Carpe diem, cogli l'attimo. È importante cogliere la palla al balzo, come si dice in tempi più recenti. È un preciso dovere cristiano saper sfruttare le opportunità che il Signore ci offre per essere di aiuto al prossimo, per rendere onore a Dio, per affinare il nostro carattere. Le capacità. È il nostro dovere esercitare le nostre capacità o i doni dello Spirito utilizzandoli in favore della comunità e come mezzi di conversione. I beni materiali. Noi apparteniamo a Dio, che è il nostro creatore. Atti 17, 26 e 28. Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Per questo Dio richiede da noi la saggia amministrazione dei nostri beni materiali, essendo privilegi che il Signore ci ha dato in gestione. Va da sé che un uso corretto dei nostri beni materiali tiene conto della generosità nei confronti del prossimo e dei bisogni per lo sviluppo dell'opera di Dio. Inoltre, l'articolo di fede dice che nei confronti di Dio siamo tenuti a far buon uso del patrimonio della natura e delle sue risorse. Genesi 2:15. Dio il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Il giardino di Eden, l'habitat che il Signore ha provveduto alle sue creature, dovrebbe essere da noi lavorato e custodito. Noi siamo responsabili dell'uso che ne facciamo. È un preciso dovere del cristiano salvaguardare a tutti i livelli il patrimonio ecologico. Oggi purtroppo si moltiplicano le aberrazioni ai danni dell'ambiente, inquinamento a tutti i livelli, sfruttamento intensivo della terra, distruzione e incendio doloso delle foreste, maltrattamento della fauna, eccetera. È proprio quello che dice la Bibbia in Romani 8:22. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Gli avventisti sono rispettosi della creazione di Dio. Fai bene ad esserlo anche tu. Anni fa l'amministrazione comunale di Milano diffuse un manifesto con la scritta seguente: «Io pago le tasse per la mia città. E tu?» Proviamo a farne un'applicazione spirituale. Supponiamo che Gesù in persona diffonda lo stesso manifesto in ogni parte del mondo. «Io pago le tasse per la mia città. E tu?» Gesù paga le tasse per la sua città. Significa che Gesù pagò molto caramente le tasse per la sua e la nostra città futura. Le pagò mediante il sacrificio sulla croce. E noi? Per noi significa contribuire alla predicazione mediante la generosità. La Chiesa Avventista opera in diverse parti del mondo, non solo nell'ambito spirituale, ma anche in quello medico, educativo e sociale. Infatti distribuisce letteratura, promuove campagne evangelistiche, gestisce ospedali e scuole, edifica locali di culto e di utilità sociale, stipendia pastori, soccorre persone disastrate, fonda missioni, eccetera. E tuttavia non è finanziata dallo Stato, come spesso avviene per i partiti politici e altre istituzioni. E allora, con quali mezzi fa fronte a tutti questi programmi?
Anche in questo noi seguiamo l'insegnamento della Bibbia che si avvale di due sistemi, la decima e le offerte. La decima. Vediamo che cos'è la decima, chi la istituì e a che serve. Che cos'è? La decima è la fedele restituzione della decima parte delle nostre entrate affinché venga utilizzata per la predicazione del Vangelo. Chi la istituì? La decima venne istituita da Dio quando promulgò i 10 comandamenti, Levitico 27:30. Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore, è cosa consacrata al Signore. Anche Gesù ribadisce la validità della restituzione della decima. Matteo 23:23. Occorre comportarsi bene in tutti i campi, ma senza tralasciare la restituzione della decima. A che serve? La decima viene utilizzata per consentire a coloro che predicano il Vangelo di percepire uno stipendio e vivere dignitosamente. Serve inoltre a finanziare la diffusione della predicazione del Vangelo. 1 Corinzi 9:14. Il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. Le offerte. Oltre alla decima, è nostro privilegio dare generosamente e liberamente delle offerte per tutti gli altri bisogni. 2 Corinzi 9:7. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Le offerte vengono utilizzate per i bisogni delle comunità locali, per alcuni bisogni dell'opera nazionale e per interventi di tipo sociale a carattere sia locale che mondiale. Anni fa studiavo la Bibbia con un pastore avventista. Quando scopersi che il Signore mi chiedeva di restituire la decima, esitavo a ubbidire. Ma un giorno, cercando un versetto biblico da utilizzare in una composizione fotografica, apersi a caso la Bibbia e fui colpito dal testo seguente, Malachia 3:10. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia del cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo. Vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Subito telefonai al pastore e gli dissi: «Vienimi a trovare perché vorrei essere battezzato appena possibile. E quando vieni, fatti dare dal tesoriere la busta della decima per me». Con la mia famiglia siamo sempre stati fedeli nella decima e il Signore ha mantenuto la sua promessa, riversando su noi grandi benedizioni, soprattutto spirituali. La decima appartiene a Dio, non restituirgliela significa derubarlo. Malachia 3:8-9. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate. Naturalmente non è il pastore che se la prende la decima e ne fa quello che vuole, anzi il pastore non la vede neppure. C'è un tesoriere che la raccoglie e la manda all'amministrazione centrale, la quale la usa secondo i bisogni. La generosità di cui fanno parte la decima e le offerte persegue almeno tre scopi che sono altrettanti vantaggi: la dipendenza da Dio, la salvaguardia contro l'egoismo e l'amore per il prossimo. La dipendenza da Dio. Essere generosi nei confronti del prossimo e della Chiesa equivale a ricordarsi quanto Dio è stato generoso nei nostri confronti. E come la Chiesa e il bisognoso dipendono dalle nostre offerte, ci rendiamo conto di quanto allo stesso modo noi dipendiamo da Dio. La salvaguardia contro l'egoismo. Dio conosce l'animo umano e sa della sua tendenza all'egoismo, per questo ha istituito il principio della generosità. L'egoismo e l'avarizia sono atteggiamenti di chi chiede sempre e raramente dà. La generosità ci insegna a dare piuttosto che a ricevere. L'amore per il prossimo. Mediante la generosità noi sviluppiamo l'amore per il prossimo e una maggiore sensibilità verso i suoi bisogni. Impareremo a uscire dal nostro guscio, a smettere di lamentarci per le nostre disgrazie e a occuparci di chi sta peggio di noi.
Infine, in rapporto alla generosità è bene ricordare le parole di Gesù, Atti 20:35. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordandosi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Dio ci ha affidato tempo e opportunità, capacità e beni, ricchezze e risorse. Noi siamo responsabili nei suoi confronti del giusto uso che ne facciamo. La Bibbia ci esorta a esercitare la generosità restituendo la decima e dando le offerte per la proclamazione del Vangelo e per il sostentamento e lo sviluppo della sua Chiesa. La fedeltà nella restituzione della decima e delle offerte produce i seguenti vantaggi: la dipendenza da Dio, la salvaguardia contro l'egoismo e l'amore per il prossimo. Le banche registrano somme di denaro con la dicitura denaro morto. Si tratta di denaro dimenticato nelle banche a causa di gente che è morta senza ritirarlo e i cui familiari non erano al corrente del deposito. Noi potremmo definire denaro morto tutto quello che viene derubato a Dio dai suoi amministratori infedeli. Invece il denaro morto diviene denaro vivo quando viene impiegato in una società per azioni. Noi siamo soci nell'azienda di Dio. È una società per azioni che prevede la ripartizione degli utili. Nell'azienda di Dio non ci perde nessuno e i dividendi sono la vita eterna insieme al padrone dell'universo. Sono Giacobbe. C'è un episodio della mia vita che ti voglio ricordare. Leggi in Genesi capitolo 28, i versetti da 10 a 15. Leggi, leggi. Chi, io? Sì, sì, tu. Hai seguito tutti gli studi fino ad ora. Saprai cercare un testo della Bibbia. Sì, che lo so. E allora, leggi. Giacobbe partì, giunse a un certo luogo e vi passò la notte e fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, la terra sulla quale stai coricato io la darò a te e alla tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai. Stavo scappando da mio fratello dopo averlo derubato della benedizione patriarcale e mi sentivo così male che speravo di morire. Da parte del Signore mi aspettavo una solenne punizione. Invece Dio mi assicurava la sua protezione e le sue benedizioni. Immagina il mio senso di gratitudine. Anzi, leggi la mia reazione ai versetti 16 e 17. Giacobbe disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Questa è la casa di Dio e la porta del cielo. La casa di Dio e la porta del cielo sono il luogo o il tempo in cui tu prendi coscienza dell'amore di Dio e del suo perdono. Ti accorgi che Egli ti ha provveduto una scala, Gesù, che ti permette di raggiungere il cielo. E tutto questo nonostante il tuo peccato, malgrado la tua fuga. Grazie, Giacobbe. Quello che hai detto fa davvero al caso mio. Una cosa ti vorrei chiedere. Questo tuo intervento che attinenza ha con l'argomento di oggi? Leggi gli ultimi due versetti del capitolo. Riportano la mia decisione e la mia promessa a Dio. Il Signore sarà il mio Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Nota bene. Prima il Signore mi ha manifestato il suo amore e io poi, per riconoscenza, ho deciso di appartenere a Lui. Il Signore sarà il mio Dio. E come pegno della mia dipendenza da Lui, ho promesso di restituirgli la decima. La decima, quindi, non è un pagamento per ottenere da Dio vantaggi e benefici, ma è il simbolo della nostra riconoscenza per avere già ottenuto vantaggi e benefici da parte del Signore.
La generosità non è la causa della salvezza gratuita di Dio, ma è l'effetto di essa. Ricordalo. Il capo di una tribù africana aveva chiesto aiuto ai sudditi perché si trovava in difficoltà finanziarie. Uno di essi scelse il migliore capo del suo bestiame per mandarglielo. Un vicino lo derise dicendo: «Capisco che tu voglia rispondere alla richiesta di aiuto del capo, ma perché mandargli proprio l'animale migliore?» «Amico», rispose l'altro, «tu non capisci. È un dono per il mio capo. Come potrei dare meno del meglio quando si tratta del mio capo?» Carissimo, decidi anche tu di dare il meglio per il tuo capo? Che il Dio di Giacobbe sensibilizzi la tua coscienza, stimoli la tua generosità e ti aiuti a dare il meglio per il tuo capo, il Signore, che è padrone dell'universo. Arrivederci. Vieni, ora, dimmi che farai, lo dirai a tutti quelli che potrai. Vieni, canta.